Salve dal vostro amico Saint-Jean. Beh, a 3 giorni dai mondiali di calcio, in Brasile continua ad armarsi il pandemonio. Manifestazioni pacifiche hanno impedito alle squadre di calcio di sbarcare dagli aeroporti, ma erano manifestazioni pacifiche, non violente. Chissà che succederà quando ci saranno delle manifestazioni violente. Hanno promesso di sabotare i mondiali di calcio, e il fatto è che il numero dei rivoltosi, dei manifestanti, della gente che protesta contro i tagli sociali per finanziare questi mondiali, il numero di stadi che ancora a 3 giorni non sono finiti, e forse che non saranno finiti neanche quando iniziano i mondiali, perché li finiranno proprio il giorno in cui si devono inaugurare, fa pensare che sarà un mondiale molto turbolento, se non l'ultimo mondiale di calcio, perlomeno uno dei più discussi, e che marcherà un prima e un dopo. Quindi io lancio un appello a tutti i nostri connazionali italiani di non andare, di seguirli da casa i mondiali, perché c'è a rischio la sicurezza, e forse è una cosa che non si dice per interessi economici, ma forse andranno anche violenti di tutto il mondo, perché sempre di più le manifestazioni sportive internazionali si convertono in un palcoscenico per proiettare le proprie proteste e i propri disagi. E quindi magari andranno anche da altre parti del mondo, in Brasile, a manifestare per i loro disagi sociali. Magari anche noi importeremo qualcosa dall'Italia, speriamo di no, di non dare anche noi il nostro contributo violento. Però è così. Ci sono sempre più gazzarre, tafferugli, confusione, violenza. Veramente sempre più scontri, sempre più repressione, sempre più sovversione. A che li fanno fare questi mondiali di calcio in Brasile? E secondo delle indagini, soltanto il primo mondo, i paesi centrali, cioè, possono sostenere delle spese così faraoniche solo per diletto, per dilettare la gente. Che poi sono degli strumenti di coercizione questi mondiali, come il calcio in generale, perché così si seda l'animosità delle masse dandogli un balocco. La gente invece in tutto il mondo sta capendo che il mondiale di calcio e lo sport in generale sta diventando più uno spettacolo e un business, e che è palliativo dei disagi sociali, come negli anni passati lo è stato il Carnevale di Rio de Janeiro, che anche quello sta scappando dal controllo dei governi, perché la gente, più che sfogarsi, inizia a scontrollarsi, sesso, droga, violenza anche nel carnevale. Quindi tutti questi fenomeni di massa, il carnevale, il mondiale di calcio, le olimpiadi, sono sempre più strumentalizzati ad interessi economici e politici. Magari ci saranno anche delle proteste violente alle prossime Olimpiadi d'inverno, alle prossime Olimpiadi, a qualsiasi altra manifestazione. Però il calcio è un fenomeno massivo, che quindi è una vetrina ideale per manifestare tutta la violenza sociale che ci può essere in un paese. Probabilmente in un futuro i mondiali di calcio si giocheranno soltanto nei G8 o nei paesi che possano finanziarlo, perché Brasile non se lo poteva permettere, e soprattutto c'è stata una corruzione micidiale, come all'Expo di Genova e come nella diga di Venezia, in pratica come nell'Ilva o nel TAV, non so. Quindi non, o i mondiali si giocheranno soltanto in quei pochi paesi che anche se spendono e straspendono nei mondiali
e hanno corruzione non se ne risentono, oppure non si giocheranno più. Questa utopia del mondiale anche nei paesi più poveri, che non possono finanziarselo o che devono finanziarlo spendendo un Perù a rischio di mettere, diciamo, in discussione i diritti sociali delle persone, ospedale, educazione, sanità, assistenza sociale, mantenimento delle autopiste, tutto il resto, solo per costruire dei faraonici stadi che ancora non sono finiti, non si sa se saranno mai impiegati in questo mondiale. Beh, la gente mette tutto questo in discussione. È successo in Grecia, è successo in Italia, in altri paesi, e la gente ha sempre taciuto. Però adesso che c'è crisi, la gente non tace più. Quindi niente, a 3 giorni dall'inizio dei mondiali, si sta scatenando un pandemonio. Speriamo che non succeda nulla di grave, ma in caso contrario, che sarà del futuro dei mondiali?